Perché sono davanti all'entrata di un garage? Semplice, perché questo non è un garage, è San Lo, primo centro di danza etnica a Roma, fondato da Isabella e Lara, due danzatrici, grazie ai fondi dell'imprenditoria femminile. Nello spazio prima occupato da un ex deposito di carta, Isabella e Lara hanno fondato un centro per la danza e in particolare per la danza orientale. L'idea di questo posto è nata come un'idea un po' particolare e man mano che viviamo dentro la scuola sta crescendo. Diciamo, in prevalenza le persone si avvicinano alla danza orientale perché è una danza femminile e probabilmente hanno voglia di riscoprire in loro stesse una parte femminile che è stata un po' castigata. Quello che vorrei che portassero con sé è la consapevolezza della loro femminilità e il piacere di conoscersi e di appropriarsi di quello che io insegno come tecnica o improvvisazione, che riuscissero anche nella vita a trasmettere, diciamo, questa felicità che riescono a toccare danzando. Il motivo per cui siamo qui oggi però è che tra poco ci saranno le prove della prima compagnia di danza di San Lo, formata dalle insegnanti e dalle allieve, che debutterà domani nel suo primo spettacolo a Terracina. Lanciamo il seme di un lavoro che penso che ha solo da crescere. Esibirmi in uno spettacolo, questa cosa che facciamo tutte insieme mi piace molto. Sono stata in un ristorante e mi sono innamorata di questa musica e ho chiesto alla ristoratrice e a un insegnante e mi ha dato due numeri telefonici, tra cui c'era quello di Isabel. Un po' ho la curiosità da un po' di tempo, ero indecisa tra iniziare flamenco oppure danza del ventre. Poi ho fatto un viaggio in Turchia e dopo la Turchia ho deciso per la danza del ventre. E ho trovato una palestra in internet, sono andata lì e ho conosciuto Lara e ho cominciato a fare lezione con lei. Volevo provare, comunque mi piace la musica, qualunque tipo. Là mi ero un po' avvicinata alla musica orientale, così ho detto ma perché non provare, anche perché io sono abbastanza legata. Ho detto forse così mi sciolgo un po'. Mi è venuta la passione per la danza, per la musica, per i vestiti. Mi piace muovermi con questi ritmi un po' particolari dai nostri. Non c'è una cosa che non mi piace. È una danza molto, molto particolare, molto, molto sensuale. Ho scoperto dei movimenti che proprio non avrei mai pensato di poter fare. Piano piano anche quelli che pensavo impossibile, alla fine più o meno vengono. A me mi piace molto perché è un posto anche bello in cui andare, cioè in cui ritrovarsi, in cui stare. Non è una palestra, c'è, non so come spiegarlo, c'è una certa anima. E penso che continuerò ancora per molto, mi fa sentire bene, quindi ne sento la mancanza quando non c'è.